Eccola! C'è, chi c'è? C'è un parcheggio più vicino all'entrata. Accidenti, ci metteremo secoli per trovarne un altro. Non preoccuparti, tesoro, queste cose capitano. Lo so, sto piangendo perché adesso mi toccherà camminare. Laggiù, una vecchietta sta tornando alla sua auto. Ok, seguire qualcuno è una buona idea, ma dobbiamo selezionarlo con intelligenza. Bene, prendete quei tre. Le buste indicano che stanno tornando alle auto, quindi abbiamo una scelta di tre parcheggi. E la domanda è, chi lascerà per primo il suo posto? Guardate la busta dell'uomo pizza. Dalla forma pare che abbia comprato giocattoli e succhi di frutta, quindi è un papà felice, giusto? Sbagliato. Guardate la faccia con più attenzione, vedete il sorriso forzato? È l'espressione di un uomo provato dal troppo shopping. La moglie l'ha mandato in macchina così può continuare a spendere in pace. E lui sta impazzendo perché sa che dovrà aspettarla per ore. Ora prendiamo il numero 2. Avete notato che non porta la fede? È da solo, non deve aspettare nessuno, quindi se ne andrà in fretta. Ma osservate il segno dell'abbronzatura sul polso al posto dell'orologio. È stato rubato? Possibile, ma giudicare dal valore dei suoi abiti non ne sarebbe valsa la pena. È più probabile che l'abbia perso o che se lo sia dimenticato. Quindi è una persona superficiale, disattenta e distratta. Ok, e quindi? Non ricorda dove ha parcheggiato. Questo ci porta al terzo soggetto, che se n'è andato mentre stavo parlando, permettendo a un altro di prendere il suo posto. Tranquilla, è stato interessante e ha dato tempo alla vecchietta di arrivare all'auto! Ok, ok, mi è venuta un'idea. La gente ti giudica in base al tuo atteggiamento, no? Quindi se ti comporti da persona ricca, penseranno che tu sia una persona ricca. Questo che c'entra? Dammi la cravatta. Garçon, mi parcheggi l'auto e occhio alla vernice, costa di più di quanto guadagni in un anno. Oh, lasci fare a me. Ecco a lei. Oh, tutti i posti sono occupati. Oh, ferma, tesoro. Torno subito. Non possiamo entrare con papà e tu ci raggiungi appena trovi parcheggio. No, siamo una famiglia, il che vuol dire che soffriamo insieme. Avanti, ragazzi, resta comunque una bella giornata in compagnia. E ora capovolgete quel broncio. Oh, meglio di niente. Abracadabra! Ehi, non hai permesso di farlo! Non è colpa mia! Sì, invece!